Roll and Die. Sessione bucata! Oggi con un ospite d'eccezione, perché è la prima volta che sul canale compare un uomo che non è... No, ho sbagliato. Perché non compare un uomo. Sono stanco. È bellissima, bro. È bellissima. Io la lascerei. Prima volta che sul canale compare un essere vivente non dotato di pene. Il che è buono, perché riduce la dose di macismo che c'è sul canale. Io sono felice, ci sono un po' di quote rosa. Mi verrebbe da dire... Sì. Non la sai però sta cosa, che ne non sai? Non lo so, hai ragione. Non lo so, ma io immagino, mi hanno detto che sono felice di avere delle quote rosa sul canale. Esponente di Wikiroll, dici un secondino chi sei, cosa fai? Allora, sicuramente sono una folle. Per stare dentro Wikiroll bisogna essere folli, in primis, la prima cosa. La seconda è che appunto faccio parte del canale Wikiroll. È un canale che fa divulgazioni di GDR, principalmente riguardante D&D. Sono entrata come grafico e ne sto uscendo anche come content creator. Non so per quale motivo, ma è successa questa cosa. Prima o poi fa sempre questa fine. E niente, sono ormai del tutto completamente esaurita e penso che si vedrà. Allora, sei nel posto giusto, allora posso dire sei nel posto giusto. Sono entrata come graphic designer perché lo faccio di professione ormai da quasi 20 anni, quindi sì, ho apportato le mie capacità, le mie skills alla causa, ecco. Io non credo sia il caso di dirlo, ma qui in descrizione ci sono i link a Wikiroll. Penso che se sei su questo canale sai anche cos'è Wikiroll, ti ci sei imbattuto. Ma nel caso non lo sapessi, comunque hai un'enciclopedia infinita di video qua in descrizione, enorme, mm-hmm. enorme, campagne, tutorial, c'è qualsiasi cosa. Vedrai principalmente una faccia barbuta, sappilo. No, avviso, perché dice, ma vediamo la ragazza, invece no, c'è la faccia barbuta. C'è un uomo grande e grosso. Principalmente, sì. Ci sono anche altri, per fortuna, ma purtroppo anche c'è altro. Lui. L'uomo grande e grosso, tra l'altro, è calabrese, specifichiamo. Cioè, stai peggiorando la situazione. No, è un valore aggiunto, assolutamente. Altro. No, come dice lui, stai peggiorando la situazione. Giochiamo sessione bucata. Io qui ho una brevissima storia a cui ho tolto delle parole. C'è un incipit, una complicazione, un obiettivo con un protagonista che deve fare delle cose. Ora, io ti chiederò di riempire questi spazi vuoti con delle parole casuali. Tu non sai dove okay. si andranno a inserire. Poi giocheremo, roleremo quello che è uscito fuori. Sei pronta? No, però comunque. Iniziamo con le parole, allora. Innanzitutto ti chiedo un alimento, qualcosa di edibile. La pizza, dai, sì, la prima cosa che mi viene in mente è quella, dai. Andiamo avanti, ti chiedo un numero. È 3. Ti chiedo un animale. Ti dico gatto perché ho la gatta che mi sta grattando sulla porta in questo momento, quindi mi viene naturale. Un nome proprio. Nome proprio, mi viene Felice perché ovviamente abbiamo parlato fino adesso. Chiaramente, Felice. Salutiamo Felice. Ora ti chiedo un oggetto. Un oggetto, una penna particolare con una bella piuma d'oca sopra. Ora ti chiedo un altro animale. Un altro animale, un orso. Ora ti chiedo uno stile di lotta. Uno stile di lotta, ma cioè nel senso di parti marziali proprio? Sì. Il Kung Fu, tutta la vita. Andiamo avanti con un, a questo punto, un terzo animale. Un terzo animale? Ho detto un gatto, ho detto un orso, ti dico... Una fenice va bene o deve essere un animale boia, vero, non leggendario? Boia. No, va benissimo, anche una fenice ci mancherebbe. Ok. Un aggettivo. Come si dice quando uno è... sprizzagioia, esuberante. Esuberante, più che sprizzare esuberante. Gioia, esuberante. Okay. Esuberante. Un'unità temporale. Tipo nel mese di maggio. Nel mese di maggio. No, non nel mese di maggio, ma nel caso sarebbe maggio. Maggio, maggio. Allora maggio. Maggio, 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 ok. Maggio, maggio. E allora maggio, va bene maggio. Mi serve un altro aggettivo? Pensieroso, quello che sei tu adesso. Pensieroso. Ora mi serve una pianta. Mi viene in mente il cactus per la sessione di venerdì. Cactus. Ora mi serve un liquido. È una pozione che come la scuoti cambia colore. Dai, ma, cioè, ma comunque è a base d'acqua questa pozione, no? Sì, ma è un po' più densa. È presente proprio un po' come se ci fosse qualcosa di che la densa, no? Un altro aggettivo? Cangiante, visto che parliamo della cosa che cambia colore, cangiante. Un altro
alimento. Un altro alimento, visto che metto pizza, poi ho detto cioccolato, ti dico una bella torta al cioccolato. Mi serve un ultimo aggettivo. Luminoso. Siamo pronti. Ti introduco. Ok. A questo mondo. Tu, Felice. Mm-hmm. Chiaramente di nome. Perché non ho detto fatto. Felice? Perché ho detto Felice? A voi creeremo un sacco di problemi. Piccolo fanciullo, appartieni alla tribù delle penne esuberanti. Bellissimo, bellissimo. Questa notte è il terzo maggio mm-hmm. della tua vita, ok? Ok, il terzo maggio, ho 3 anni. Non si sa bene come la tribù delle penne esuberanti conti il tempo. Probabilmente o no. O sono un sei goblin. Già, sei un fanciullo. No, sarai un fanciullo. Oppure crescete in maniera diversa. Tu al terzo maggio raggiungi già la maggiore età. Ecco, no? Una roba del genere. Ma madonna, ma cioè, una vita sfigata come quella della farfalla, cioè... Potrebbe essere. Queste penne esuberanti. E perché è importante il terzo maggio? Perché il terzo maggio della vita delle persone che appartengono a questa tribù, bisogna fare il rito di iniziazione per entrare effettivamente a far parte della tribù, ok? Dopo il quale ti verrà assegnato okay. il tuo totem guida. Ok, ok. Innanzitutto sai che devi andare nella capanna dello sciamano, tale okay. Fenice Pensierosa. Figo, però è venuta Fias. Sì, no, comunque un bel nome, questo stoico questo sciamano, a cui puoi chiedere la benedizione per partecipare okay. al rito di iniziazione e dei consigli per superare okay. il rito. Ok, ok, ok. Quindi io entro dentro questa capanna. Immagino che sono lì per bussare e poi faccio... C'è la porta. Quindi scosto leggermente. Si può? Allora vedi, signor sciamano Fenice Pensierosa con il suo turbante di penne esuberanti. È seduto a gambe incrociate davanti a un'enorme tinozza con gli occhi chiusi. Cacchio, dormo. Avanti. Ah, no, sveglio. Ok. Salve. Sono io. Dovrei fare quella cosa dell'iniziazione. Se la disturbo riesco, magari facciamo fra altri 3 maggi. Cioè, però no, Felice, è giunto che... il tuo momento ecco. di entrare in comunità. Avvicinati. Viene da grattarmi, però okay. Eccomi. Dimmi perché sei qui, Felice. Questa cosa è strana. Questa cosa è molto strana. Posso cambiare? No. Mi spiace, ma non... è contro le regole della sessione bucata. Innanzitutto vorrei cambiare nome, se è possibile, però... Questo secondo fa parte luogo... dell'iniziazione, Felice, alla fine della quale tu morirai come Felice e risorgerai con il tuo totem. Questa cosa del morire, per forza? Non è letterale, chiaramente. Ah, ok, ok. Mi preoccupavo anche perché vedo la roba che ha lì e mi viene in mente. Vabbè, comunque sia. Sì, sì, mi hanno detto appunto che dopo tot tempo noi della tribù dobbiamo per l'appunto fare questo rito perché altrimenti non possiamo più far parte della tribù. E se io non posso più far parte della tribù, insomma, i miei sarebbero un po' sconvolti, esatto. Mio padre ha problemi, insomma, di ansia. Non voglio dargliene altri. Poi noi qua siamo dei tradizionalisti, quindi... appunto, appunto. Poi, insomma, c'è riuscito anche mio cugino scemo, ci riuscirò anch'io, insomma. Si chiama proprio scemo, non perché lo stia insultando, si chiama... No, beh, chiaramente. Qua la scemo. Sì, bravissimo, è lui. Sei qua per la benedizione, dunque? Ma mi hanno detto che devo affrontare anche qualche prova. Questa sera, intanto, immergiti nella tinozza. Vestita. Certo, Felice. È da centinaia d'anni che tutti si immergono in questa tinozza, così come sono. Viene cambiata l'acqua, sì. Beh, malattie. Vabbè, le scarpe almeno le tolgo. No, dopo che ho saputo questa cosa preferisco di no. Entro nella tinozza. Un po' disgustata, ma... Con le scarpe? Le devo togliere, tolgo le scarpe se devo toglierle. Come vuoi. Raramente le tolgono. Me le tengo allora. Me la vedo male. Se sopravvivo a questo morirò per qualche altra malattia. Ce lo so. Ti immergi in questa tinozza. Non è troppo grande, però ci stai. Un po' rannicchiato. Nel momento in cui ti immergi, il liquido, che non è proprio acqua, è un po' più denso. Mm-hmm. Non sai se è proprio così o
sai, le centinaia d'anni che è rimasto qui questo liquido l'hanno un po' fatto fermentare, no? Se vogliamo, per favore. Nel momento in cui ti immergi, il liquido inizia a cambiare colore. E cala. È normale? Certo, è una pozione magica. Io però sarei allergica a un po' di cose, non è che mi prende la reazione allergica, no? Nessuno ha mai avuto problemi prima d'ora, tranne un paio di persone che sono morte, ma... Cosa? È una statistica irrilevante. E lo dici adesso che ormai sono dentro? Ora, Felice, fermati, rilassati. E poi guarda la pozione. Di che colore è? Sembra verdognola. Capisco. Aspettami lì. Dove? Nella tinozza. Arrivo. Pure lei? No. No, Felice. Non faremo il bagno assieme. Meno male, perché diventava ambigua questa cosa. Devo andare a prendere delle cose. E si alza. Lui esce proprio dalla capanna e va evidentemente a prendere delle cose. Quindi... Mi guardo in giro nel frattempo. Sì. Carino. E, beh, non è... troppo arredata. Ci sono tipo un po' di ampolle, un po' di erbe magiche con cui lui, cioè lui comunque lo conosce, lo sciamano della tribù, quindi l'hai già visto, non è che... Ampolla, Gio, riscarica dentro. No. Lo aspetti immerso, quindi? Sì, guarda, evito di muovermi troppo dentro questa tinozza, perché cerco di reprimere il fatto che comincio a sentirmi bagnata e di conseguenza detto mi sta arrivando alla carne. Quindi penso che meno mi muovo e meno mi bagno, e okay, resto lì ferma immobile. Dopo qualche minuto lui torna con due cloche. Ok, ma le cloche che senso? Le cloche le cloche proprio quelle tipo da cibo, sono chiaramente non di metallo, sono cloche di vimini. Ok, però, ho capito. No, perché la cloche, io pensavo la cloche quella per guidare, capito? No, no, non torna con delle cloche per guidare. No. Era un po' strana come cosa. Bene. Questo è il secondo passaggio della benedizione. Prendo un tavolino lì, ci appoggio le due cloche sopra e poi alza le cloche. Alla tua destra c'è una bellissima pizza, fumante, profumata, ok? Margherita, però veramente di quelle belle. Uh-huh. Alla tua destra c'è una magnifica torta al cioccolato. Madonna, adesso faccio tipo Homer con la bavetta. Ciambelle. Questo è il cibo che dovrai assumere per prendere la forza di superare la prova questa sera. Ma sono in acqua. Te lo servirò sei in acqua. Sì, ma no, vorrei prendermi una congestione, sa, quella cosa per cui uno non dovrebbe fare il bagno dopo mangiato. No, Felice, non ho idea di cosa tu stia parlando. Immagino. Forse hai i due morti. Hai preferenza su uno di questi due cibi? Parto dalla pizza, mi sembra un po' più digeribile. No, era meglio la torta. In che senso parto? Mangio prima. No, credo che tu non abbia capito. E poi prende un mortaio, prende un pezzo di pizza, prende un pezzo di torta al cioccolato e inizia a pestarli assieme. Signor sciamano, ma lei è americano? E poi parte tipo il suono dell'aquila. No, perché solitamente gli orrori con la pizza li fanno loro, quindi... Mamma mia! E continua. Ma i due che sono morti... Avevano scelto due cose uguali alle mie? No, prima di pizza e torta al cioccolato servivamo un piatto fatto di angurie e eternit. Non sappiamo perché siano morti, però. Credo ce ne sia ancora un po' dentro la tinozza. No, mi prendo la pizza con il cioccolato. Lui ti porge questo intruglio, tipo una pappa fatta di pizza e chiaramente torta al cioccolato. Prendo e... buon odore. La devo mangiare tutta. Certo, vuoi una posata? Se è possibile. Poi mi alzo le mani. Poi mi tocca lavarle qua dentro, insomma. Ti passa un coltello. Un cucchiaio? Ah, certo, ho sbagliato. Ti passa un cucchiaio. Vado là e tutto, eh? Lui si rimette seduto con gli occhi chiusi e le gambe conserte. Ci metto un po' perché sto rimugiando il fatto che, ma se la butto qua dentro se ne accorge. Poi penso agli avvertimenti della mia famiglia e dico, dai, credo che sia la cosa peggiore che uno possa fare. Vado lì
E anche se ogni volta ho ad ogni cucchiaio, continuo a mandare giù finché non... L'ultimo sarà veramente complesso da mandare giù, perché è sempre così, l'ultimo boccone di qualcosa che non ti piace, proprio quello che ti fa vomitare in assoluto, ma vado. Cioè, ok. Poi, ho finito. Posso chiederti una prova di costituzione? Fantastico, sei. Sei? Sei. Va bene. Sei effettivamente molto schifato da quello che hai appena fatto. Bene, Felice. Adesso sei pronto. Ma, signor sciamano, ho capito che ho i capelli corti, ma sono una donna. No. Va bene. Lo so che questa cosa del nome confonde. Mia madre glielo disse a mio padre, non puoi chiamarla così perché poi la prenderanno per un uomo, ma... lo so, se voi forse eravate un po' più grandi, mi aiutavate in questa cosa. Una cosa tra me. Certo, non approfondiamo oltre questo dettaglio. Vuoi chiedermi dunque qualcosa sulla prova di stasera? Devo mangiare altro cibo? No. Va bene, così allora. Sei libero di andare. Posso allora? Ma posso lavarmi? Ci mancherebbe altro. Mi fiondo fuori. Non so, ci sono dei bagni, okay, delle cose. Il fiume, mi butto nel fiume. Mi vado tipo a prendo tipo una di quelle sorte di cespugli rasposi. Mi comincio tipo lì a pulire, a raspare via lo schifo d'addosso e... Unica cosa, probabilmente anche, ecco, dovuto allo sbalzo di temperatura, nel momento in cui esci dalla tinozza, poi ti viene su da sboccare. Spero fuori dalla tenda. Fuori dalla capanna dello sciamano Fenice pensierosa, chiaramente. Mi guardo tipo intorno. Se non mi ha visto nessuno, copro tutto con la sabbia, mischio e... Ti ha visto qua la scemo. Ebbene, vado. Vai a lavarti, dicevi. Sì. Va bene, ora dimmi tu teoricamente cosa vuoi fare, se vuoi fare qualcosa, altrimenti arriviamo alla sera della cerimonia. Sì, mi andrò a cambiare, sarò lì. Magari vado da qua alla scema e faccio... Ma senti un po', ma anche a te ti ha fatto mangiare un intruglio strano di roba, cibo? Quando... Dici quando abbiamo i tre magi? Sì. Ah. Sì, era molto buono. Scusa, per l'esattezza, cosa ti ha dato? Mi ricordo che mi ha dato... della pizza. E una torta al cioccolato? Quello. Mischiato? Certo. E ti è piaciuto? Ora lo mangio ogni giorno. Il tuo nome è perfetto per te. Grazie. Io spero che anche il tuo sarà perfetto per te. Me ne vado. Vediamo quali effetti collaterali ha avuto tutta questa cosa su di te. Già comincio a guardarmi se mi emergono bolle strane sulle braccia, sulle gambe. Non ti emergono bolle strane. Ma le tue mani, i tuoi palmi, sembrano avere ancora, come se avessero assorbito, un po' dell'intruglio. E quindi, nel momento in cui le muovi, cambiano ancora colore. E mi sono lavata, io non sapevo che prendevo anche malattia strana. Perché? Non ce ne va. Come faccio? Giungiamo alla sera, allora, no? Che altro mi rimane ormai? La sera l'intera tribù è radunata in cerchio. Un evento importante, si nota. C'è il falò, ci sono tutti. Attorno c'è la parte che suona della tribù, che sta armeggiando con i tamburi. Ok? Inizia a intonare una melodia. E tu sei nel cerchio, nella tua solita posizione, come sempre. Sto con le mani su. Cioè, non... Sto con le mani su. Dopo qualche minuto il capo tribù inizia ad avvicinarsi e lo vedete arrivare da lontano. Capo tribù che sai chiamarsi Cactus Luminoso. Ci sono solo leggende sul perché si chiami Cactus Luminoso. Non so se le voglio sapere. Ma nessuno in realtà, cioè nessuno no, qualcuno dice effettivamente di aver capito perché si chiama Cactus Luminoso. Io non ce la posso fare così, però. Cactus Luminoso arriva con tutta la sua potenza dal suo lato del cerchio, che è praticamente opposto al tuo.
Sì, però non fare allusioni strane. Ho detto cactus luminoso. Cactus luminoso. Sì, accovaccia. E poi inizia a enunciare. Oggi, come tutti gli anni, i ragazzi che compiono 3 maggi entreranno a far parte della nostra tribù. Quest'anno un singolo uomo è pronto per essere accolto da noi. E i tamburi continuano, il ritmo aumenta. Donna. Felice, fatti avanti. Oddio. Cosa hai fatto, Felice? No, dopo quella bella tinozza di 100 anni di liquido, bagnetto, fatto dagli altri, insomma, sono rimasta colorata. Un vero peccato. Portate dentro gli idoli. Se ne sbatte, chiaramente. Grazie per la comprensione. Entrano 3 squaw che portano, anche qua, sotto delle cloche, non sai cosa in realtà, evidentemente questi idoli. Anche perché chiaramente la cerimonia a te era preclusa, quella degli anni scorsi, quindi non sai esattamente come funziona, no? Ci sono queste, quindi, 3 donzelle che si posizionano davanti a te e ti porgono avanti le cloche. E poi cactus continua. Scegli ora dunque, Felice. Brava, la centrale. La centrale. Puoi alzarla se vuoi. Sotto vedi una piccola statua intagliata nel legno che rappresenta un orso. Dunque, hai scelto la potenza dell'orso. A culo, però. Sì, la potenza dell'orso. Urlalo. Orso! E tutti, la potenza dell'orso, la potenza dell'orso, la potenza dell'orso. Cominciamo a farmi un po' più... Impugna dunque l'idolo. Prendo l'idolo. Nel momento in cui prendi l'idolo, una forza enorme senti che pervade il tuo corpo. Un'energia, un calore che parte dalla mano e si diffonde lungo tutto il braccio fino ad arrivare al cuore e poi dal cuore esplode e arriva in tutto il resto. Ti senti caldo, carico di energia. Gli effetti della benedizione si fanno sentire. Ora fate spazio. E vedi che fondamentalmente le squawk erano lì. Le 2 che non hai scelto escono dal cerchio come sono entrate, mentre quella che hai scelto butta prima la cloche nel fuoco, che è al centro del cerchio, e poi praticamente il fuoco è come se fosse tipo su un tappetino e trascina il fuoco fuori dal cerchio, lasciando il cerchio un po' al buio, e tu noti fondamentalmente solo gli occhi delle persone illuminarsi nella notte, ok? Oltre che uno strano bagliore preferire da cactus luminoso. Un bagliore venire da cactus luminoso? Sì. Oh, si sta... Voglio sapere cosa sta facendo. Proviene dalla zona della cintura. È calla. Ok. Che la luna che illumini questa notte di maggio possa accompagnarci nella sfida. Sei tu, Felice, pronto a battermi? In cosa? In una lotta di Kung Fu! Ed entra nel cerchio. E tutti iniziano ad applaudire. E i tamburi si fanno ancora più intensi. Tudum, 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 tudum. Quali erano gli altri totem? Credo che ci fosse anche un cagnolino. E poi credo che ci fosse un ornitorinco. Loro non erano prove di forza, vero? Beh, io ho scelto l'ornitorinco. E poi me le hanno date di santa ragione. Ah, ok. Quindi qui si picchia e basta. Bella tribù. Vabbè. E tutti stanno incitando il capo. Felice, fatti avanti. Sono lì pronta. Non so come... Cerco tipo di imitarlo su quei gesti che fa. Lui ogni tanto sta camminando intorno al cerchio e poi ogni tanto sferra un pugno all'aria a caso. Anche meno. Entra nel cerchio per affrontarlo? Sì, sono già entrata nel cerchio. Sto praticamente cercando di capire come si fa e quindi cerco di imitarlo. Solo che questo mi tira pugni all'aria, mi sto preoccupando sempre di più. E... Quando vede che sei entrato nel cerchio, siete entrambi al centro, prende e ti carica. Mi scanso. Facciamo una prova di lotta. 19! La forza dell'orso ti pervade, lui fa solo 7. Prova a sferrarti. Sì! Lo scansi con entrambi. Non mi prendi. Sì, vai. Puoi reagire. Guarda come sono. Altro che sono una biscia, guarda che sono una biscia. Non riesci a prendermi? Guarda.
Esatto, guarda, sono bravissima. Mi sento così carica e figa che alla fine provo anch'io a prenderlo di colpo e dico, vediamo com'è questo cactus. Hai capito dove miro? Tiri un diretta, pugno. Un calcio diretto lì. Cade a terra. La volevi provare la mia prova della mia forza dell'orso, eh? Volevi provare la mia forza dell'orso, eh? Dai, alzati. Lui a terra sta piangendo. Piccolo nanetto. Forza, tutto qui? Forza. È finita questa prova? Si sta raggomitolato su se stesso, no? Posizione fetale. Chi è l'orso? Chi è l'orso questa sera? Forza. Lo sapevo che dovevamo rendere illegali queste cose. Ma perché? È divertente. Perché non fa? Il mio cactus. Dopodiché entra una squaw e trascina fuori, come ha trascinato fuori il fuoco pure lui. Allora, adesso che devo fare? Sono tutti scandalizzati, pure i tamburi per un attimo si placano. Ho sbagliato prova? Si fa avanti la moglie del capo. Felice, mia cara. Oh, meno male una che ha capito che sono una donna. Hai dimostrato la tua forza in maniera veramente esemplare. Grazie. È il momento ora che ti venga consegnato il totem. Ok. Sono pronta. E poi entrerai effettivamente a far parte della nostra tribù. Intanto senti ancora lamentarsi fuori dal cerchio. Come sai, i totem vengono assegnati sulla base di ciò che la persona ha dimostrato durante la prova e durante questi 3 maggi che hai vissuto con noi. Alla luce delle novità che oggi ci sono state dopo la tua benedizione, perché sappiamo della tua condizione, delle mani e non solo. Inoltre, anche per la tua grande furbizia nel combattimento che ti ha permesso di puntare all'unico fonte di luce in mezzo a questa notte buia. Era come un faro nella notte, infatti. Uno punta. Io lo so benissimo. Se si casta luminescenza sul suo membro, è normale che uno ha vantaggio. Tu oggi morirai come felice e risorgerai come gatto cangiante. Non si può gatta, perché sennò ricominciamo col discorso che pensano che sia maschio. Gatta cangiante. Grazie. Grazie mille. Un applauso scrosciante inizia a diffondersi grazie tra mille. Tutti i presenti. Grazie. Lo so. Gli autografi dopo, ok? Dopo.